giocata molto bene i primi due set da parte di Verona, poi c'è stato questo ritorno, il calo di Verona, ma è stata brava Monza a ritrovare la partita in qualche modo, e poi Verona ha gestito bene. Luca Spirito, eccolo qua che ci sta raggiungendo. Ciao Luca. No, se no si arrabbia. Bello, bravo ragazzo. Assolutamente. Allora, io stavo dicendo, tre punti molto importanti smuovono la classifica. Intanto siete quinti insieme a Piacenza con 27 punti, lasciando, pensando a quello che sarà chiaramente il finale di campionato, però insomma vincere a Monza con una diretta interessata in quel piazzamento, reagendo così soprattutto dopo il terzo set loro, no? Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile e la nostra priorità era confermare quello che abbiamo fatto nelle ultime due e continuare il trend positivo. Ci siamo riusciti, abbiamo avuto sì un calo nel terzo set, ma siamo stati bravi a recuperare poi il quarto. Un anno particolare, un anno importantissimo, è stata sicuramente una prima fase della stagione molto ben giocata da voi, un po' di crisi nell'inizio, però vi state riprendendo, anche perché la classifica lo dice, no? In un campionato probabilmente uno dei più difficili degli ultimi 10 anni, tu che li hai vissuti, sì, tutti, sì, no? Sì, ma sicuramente è il più difficile di quelli a cui ho partecipato. Chiaramente in questo modo, facendo un passo falso puoi scendere di tante posizioni come puoi salire di tante. L'importante è continuare su questa strada e cercare di non fare altri passi falsi come abbiamo fatto il mese scorso. Lo diciamo sempre che questo è un campionato dove il gruppo è fondamentale, no? L'inserimento ad esempio con il Russo fuori per problemi fisici, l'inserimento di Magalini, uno giovane che comunque non ha tutta questa grande esperienza, ce l'ha a livello giovanile ma non ce l'ha in Superlega, che insomma dà bei frutti, cioè la compattezza di tutti voi, no? Sì, io vorrei fare un sacco di complimenti a Magalini. Giulio, perché bravo. Lui Giulio, è uno, sì, di quelli che in palestra non si tira mai indietro, è sempre sul pezzo, è sempre uno di quelli che tira avanti anche durante gli allenamenti un po' più difficili, e si sta vedendo in campo, perché è uno con tanta grinta. Oggi magari non l'ha dimostrato tanto a livello espressivo, però lui è uno con tanta grinta. E poi soprattutto c'ha l'età dalla sua parte, ragazzi, sì, miei, sì, no? Sì. Andrea, prima che arriva Gianluca, no, Galassi. Sono stato molto contento della tua scelta di dare un buon primo tempo nella parte finale proprio con Grosdano, quindi il tema dei primi tempi è interessante, poche pipe, grande qualità, l'ingresso di Keita ti ha dato anche una buona opportunità di giocare, far muovere i centrali, è una bella Verona, ben equilibrata. Ho notato però un po' di sofferenza proprio in Keita, c'è stato un episodio in cui gli è scappata quella palla in difesa, ovviamente Rado immediatamente gli ha detto delle cose. Questo rapporto con Rado, no, soprattutto con questi ragazzi, come lo vivono all'interno? Lo prendono proprio come un momento di costruzione interiore, come un supporto importante, perché Rado ha tante cose da dire a tutti nei, sì, time out. Beh, allora sicuramente si vede, lui è come se fosse in campo insieme a noi, esatto, quella palla lì, esatto, la vorrebbe difendere lui chiaramente. Ci sono ovviamente poi momenti così delicati durante la partita che magari sì, c'è qualche screzio lì così, però cioè, fa parte del gioco. Chiaramente lui vuole che difendiamo ogni palla possibile, soprattutto. E c'ha ragione, un po' toccate, giustamente. E c'ha ragione, anche perché oggi avete vinto proprio in difesa e contrattacco, sì, perché siete andati bravi, veramente bravi, bene. Bravi, andate, cioè, veramente bravi. Ma è bello questo rapporto anche con l'allenatore, ogni tanto, mai mancare di rispetto, certo, attenzione, sono sempre le indicazioni importanti, bisogna poi mettere in pratica. Certo. Poi Rado ha il suo carattere, giustamente. Cioè, è un modo per far crescere assolutamente una squadra. Assolutamente. Poi in questo momento ci sta dando tanto, perché comunque abbiamo avuto, come abbiamo detto prima, un mese difficile, certo. È facile poi, sai, dire a squadra giovane i risultati non vengono. No, ma rientrare così non è facile, insomma, esatto, bravi, esatto, voi, esatto, che vi devo dire. Poi voglio fare un sacco di complimenti alla mia squadra per quello che sta facendo. Vabbè, vatti a godere questo momento, saluta tutti, bravi, tre punti pesanti. Gianluca Galassi sta facendo le fotografie con lo staff, e vabbè, d'altronde Zimmermann non mi sopporta più, perché c'è ogni volta che veniamo a fare perdiamo. Allora Gianluca, io parto da, facciamo un passo indietro, nel senso che questa era, non voglio dire, uno scontro diretto, perché è stata a metà classifica tutte però, e due, voi state ancora scontro lì, era uno scontro diciamo per fare il salto in avanti, loro hanno preso Piacenza, però tu lo vedi che in questo campionato ogni domenica è una domenica diversa, no? Dove le cose sembrano scontate ma non sono mai scontate, no? Però io parto da una cosa, voglio chiederti, non ci sono mai giustificazioni, perché le giustificazioni non manca quello, manca quest'altro, però insomma qualche problemino, anche perché tu durante la partita cambi tanto, perché non hai la squadra, non voglio dire tipo, però quella che ti poteva garantire all'inizio della stagione un rendimento dall'inizio. No, Gianluca ha cambiato solo in battuta spine, no, flottante, per il resto lui mura bene, scherza bene, sicuramente
non siamo stati tanto concreti. Il mio rammarico più grande, venivamo da quattro partite in cui veramente abbiamo giocato bene. A Trento si è rotto qualcosina. Però c'è sempre Trento davanti, poi, che ritorna a giocare bene. Ha vinto pure oggi a Taranto, insomma, 3-0. E qua secondo me poteva e doveva andare in un modo diverso. Abbiamo avuto un primo set in cui abbiamo avuto una quantità di occasioni per prendere più punti, per andare avanti, per chiuderlo, che poi contro una squadra del genere che ha tante individualità importanti, basta che vada un giocatore tra magari Mozic, Keita in battuta, ti fa il break e poi lì giochi punto a punto e lo perdi. È strano, però noi adesso siamo work in progress, no? Certo. E sono passati 4-5 mesi dall'inizio stagione, però questa forse è stata la settimana in cui siamo stati tutti per la prima volta. Abbiamo giocato tutti. Eh sì, c'è Grozev, c'è Kachapa che è arrivato. Insomma, che finalmente magari c'è. Non siamo stati tanto lucidi, ma l'intensità e la voglia che c'è di allenarsi, di giocare come c'è stata in questa settimana quando ci eravamo tutti insieme è stata... Probabilmente non c'è mai stato, è stato veramente qualcosa di importante che poi dovremo imparare a metterlo anche in campo ed essere più lucidi e non regalare punti e situazioni come è successo oggi. Allora, io la classifica chiaramente non la posso vedere perché stanno giocando, ci sono, ho detto, Taranto ha perso in casa 3-0 nella sfida salvezza, è un bel colpo, però ha perso contro Trento che tu l'hai affrontata l'altro giorno ed è tornato una Trento in crescita, hanno avuto pure loro il momentino di crisi, però insomma sarà una di quelle squadre che si batterà fino in fondo su tanti fronti, no? Assolutamente. Noi continuiamo a lavorare, continuiamo a stare in palestra, a creare meccanismi che fino ad ora non ci sono mai stati per diversi motivi. Il campionato, siamo già nel girone di ritorno, ma è ancora lungo, abbiamo ancora tanti scontri diretti, abbiamo ancora tante possibilità di fare punto. E poi la pallavola è bella anche perché, lasciatemelo dire, ci sono i playoff che è un campionato a parte, quindi partite toste, 3 su 5 lo ricordiamo dai quarti, quindi esatto. È lunga. Sì, è lunga e sono molto fiducioso. Come ti accontenteresti di entrare, playoff? O intanto ti accontenteresti di entrare? Partiamo dal presupposto che non bisogna mai accontentarsi. Adesso non ho così bene in mente la classifica, però secondo me, ripensando a quello che abbiamo fatto e a quello che possiamo fare, un quinto posto, un quarto quinto posto potrebbe andare bene. Bene, potrebbe essere. Lo lascio le tue grinfie, dai. No, assolutamente, per noi non sono grinfie, ma poi da un esperto giocatore 2 contro 2, ogni volta quando mi vedi il posto 4 che è anticipato, gli fai il microfono, devo guardare la classifica. Quello è il vero. Tieni il microfono, grazie. No, perché sono, devo guardare la classifica. Devo guardare la classifica. Ho detto questo, nella pallavolo subito moderna, pochi palloni fanno la differenza, però anche in una piccola parte di cedimento, di mare in ricezione, arrivi un po' in scarico, ma soprattutto avete iniziato a giocare bene quando difendete e contrattaccate. Proprio nel contrattacco volevo farti questa domanda, ho notato pochi ancora primi tempi rispetto alla tua opportunità di essere utile alla squadra, soprattutto con primi tempi in contrattacco. Con Kachapa magari cambierà qualcosa. Di questo bisogna parlare con Zimmermann e Bernardo. Ma lo so, io chiamo sempre palla, voglio sempre attaccare. Poi per quello, attacco io. Te lo so dire. Assolutamente, no, lo sai meglio di me. Sì. In allenamento va molto bene, sta andando molto bene, sono felice. Secondo me, sicuramente il contrattacco, ma tanto anche la palla non perfetta, diciamo, quindi dalla positiva all'esclamativa è un qualcosa che possiamo migliorare tanto e che posso dare una mano, no? Anche assolutamente, a scaricare un po' i nostri attaccanti di palla alta, perché si trovano molto spesso. Beh, non è un caso che è entrato Kachapa con Di Martino, palla staccata da rete e via. O l'ha data a te, non mi ricordo più. A me ha dato una doppia C, sì, forse una. Eri tu, sono detto apposta. Vabbè, chiudiamo su questo siparietto. Allora, in bocca al lupo chiaramente alla Vero Vol Monza, è una delle nostre chiaramente realtà, è un campionato straordinario, andrà meglio la prossima volta. 3-1 si prende 3 punti pesanti Verona, che sale in classifica con Piacenza. Le altre partite Milano-Padova sono sull'1-1. Vi salutiamo così, ringraziando Gianluca Galassi. Ciao a tutti. Volevi dire qualcosa? No, perché te vi dico. Non devo dire niente. Pensavo detto vuole fare un saluto. Un saluto a Maurizio Colantoni ed Andrea Lecchi Lucchetta. Ciao, sempre con noi su Resport. Super Spy Kid. Ciao Gian. Bel numero, eh.